Ibrahima vince Amici 17. Maria De Filippi non fa il pieno d'ascolti. Si è conclusa lunedì 11 giugno l'edizione 2017-2018 di Amici di Maria De Filippi, che ha visto trionfare il cantautore Ibrahima, nome d'arte di Filippo Maria Fanti della squadra bianca. La finalissima di Amici 17 era destinata ad un trionfo di ascolti visto l'assenza di concorrenza, ma così non è stato, anche se ha vinto la serata. La finale di Amici 17 è stata vista da 487.200 telespettatori, pari al 25,1% di share, anche se si segnala un drastico calo rispetto alla precedenti 4 edizioni. Il 23enne Ibrahima, cantautore residente a Monza, ha portato a casa la Coppa, 150.000 euro in gettoni d'oro e il premio di Radio 105 dal valore di 20.000 euro. La vittoria è stata dedicata alla nonna scomparsa e a cui ha dedicato l'inedito Un giorno in più. Secondo posto per Carmen Ferreri, la quale ha vinto una borsa di studio dell'Università e Campus, terzo posto per Einar. Quella di quest'anno è stata un'edizione più centrata sui ragazzi rispetto alla commissione, e ai quali è stato chiesto maggiore impegno per lo studio di più canzoni e coreografie. A rivelarlo è stata Maria De Filippi alla conferenza stampa post finale di Amici in nottata. Da segnalare che il ritorno alla diretta ha messo in difficoltà anche la stessa conduttrice. Molteplici sono stati i cambi di meccanismo in corsa, sfide senza esito, e altre terminate in parità. Anche il sistema dei tre palchi con eliminazioni altalenanti non ha incentivato la competizione, i quali ci auguriamo di non ritrovarli il prossimo anno. Amici di Maria De Filippi. Ascolti in calo per la vittoria di Ibrahima. Ibrahima ha vinto Amici 17, una vittoria preannunciata sin dall'inizio, un verdetto quasi scontato dato il tanto sostegno del pubblico, ma anche degli insegnanti. Il cantautore, inoltre, ha trionfato in ben 4 puntate del serale. Per Ibrahima è stata una bella rivincita, dopo il travagliato percorso discografico post Sanremo. È tempo di pensare alla 18ª edizione di Amici e Maria De Filippi. Nella conferenza stampa di questa notte ha dichiarato che dall'anno prossimo il talent potrebbe non andare in onda di sabato. La conduttrice ha ammesso, inoltre, di aver cambiato anche quest'anno la trasmissione. In effetti, dopo una stagione televisiva molto impegnativa, la De Filippi deve riposarsi, anche se per un tempo breve, perché dal prossimo mese inizieranno le registrazioni per la nuova edizione di Tu si que vales, e c'è posta per te.